Buonasera e ben trovati dagli studi di Noi TV per lo speciale TG Noi del venerdì sera, dedicato questa sera ai servizi, o meglio disservizi, delle ferrovie in Toscana, in particolare nella nostra provincia, e quindi anche ai disagi che i pendolari devono sopportare ogni giorno nei loro spostamenti in treno. Ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Marco Rizzo, studente e rappresentante dell'Assemblea Pendolari Lucca Pisa. Buonasera. Parlerà a nome appunto non solo del suo comitato, ma un po' di tutti i comitati che sono sorti. Tra l'altro, in un paio di anni di viaggi interno è diventato, suo malgrado, anche un esperto dei problemi delle ferrovie, lo sentirete. Accanto a lui Ardelio Pellegrinotti, consigliere regionale del Partito Democratico. Buonasera. Tra l'altro, già componente della commissione che si occupava dei trasporti e conoscitore del nostro territorio. Avevamo contattato l'assessore regionale Ceccarelli, non poteva intervenire questa sera per precedenti impegni, era a Roma oggi per un importante incontro sul porto di Piombino. Pellegrinotti avrà l'onore e l'onere di rappresentare la regione questa sera. E poi, accanto a Pellegrinotti, Mario Salvadori, segretario della FILT CGL di Lucca. Buonasera. Buonasera. Al quale chiederemo, se possibile, di darci qualche spiegazione dal di dentro su cosa sta succedendo ai servizi ferroviari. Da aggiungere ancora che avevamo interpellato anche direttamente RFI e Trenitalia, il gruppo Ferrovie, per fare intervenire un loro rappresentante alla nostra trasmissione, ma ci hanno risposto che non intervengono a questi tipi di dibattito, in quanto sono soltanto il braccio operativo della regione, e quindi interviene la regione che è il committente, quindi interviene il consigliere Pellegrinotti. Vi ricordo anche che è possibile intervenire tramite sms telefonici al nostro programma sul numero 348-655-9792 per commenti o domande. Partiamo subito con la stretta attualità, perché un paio di giorni fa un comunicato della regione a nome proprio dell'assessore Ceccarelli annunciava novità entro marzo per la Lucca Aulla, parlando di una soluzione che puntava a regolarizzare il traffico e garantire una più elevata puntualità. E oggi ve lo faccio vedere sul quotidiano Il Tirreno, è uscito questo titolo che spiega quale sarebbe la riorganizzazione, ovvero incubo di nuovi tagli sulla Lucca Aulla. Questo è il titolo, prego la regia anche di farlo vedere maggiormente in dettaglio. In sostanza si spiega che la riorganizzazione consisterebbe in alcuni tagli sui treni meno frequentati, per i quali sarebbero previste meno fermate e tabelle orario allungate. Quindi si tratterebbe in sostanza di tagli. L'assessore Ceccarelli non era contattabile oggi, quindi chiediamo al consigliere Pellegrinotti se è questa la riorganizzazione, cioè se sono soltanto tagli. Ma no, assolutamente. Assolutamente no. La situazione su quella linea è una situazione insostenibile. I treni che prendono i pendolari sono treni che tutte le sere e tutte le mattine arrivano in ritardo a destinazione. C'è una richiesta e una necessità di far sì che i treni arrivino puntuali, e anche di possibilmente di velocizzare questa linea. Cosa vuol dire velocizzare? Vuol dire che bisogna fare delle scelte. Ora, quella è una linea a binario unico. Per migliorare la situazione ci sarebbe da fare un doppio binario. Ora non si fa neanche sulla Firenze-Lucca, è impensabile Lucca-Aulla. Noi dobbiamo trovare una soluzione con i sindaci dei comuni della Valle del Serchio, affinché si ragioni sui tempi di percorrenza del treno e anche su scelte da fare per alcune linee. Cosa voglio dire per uscire dal politichese? Voglio dire che forse se noi partiamo da Piazza del Serchio per venire a Lucca a qualche stazione la saltiamo, non tutti i treni, qualche treno a alcuni orari potremmo saltare qualche stazione. Immaginiamoci, per fare un esempio, si parte da Piazza del Serchio, Castelnuovo, Fornaci di Barga, Borgamozzano, Lucca. Sarebbe un treno velocissimo. Si scozza chiaramente
con la necessità di avere un servizio in tutte le stazioni. Ma guardate, per fare questo bisogna evitare quello che ha fatto Ceccobao l'altra volta, l'assessore, l'ex assessore Ceccobao, di fronte anche a richieste che provenivano dagli studenti che vanno da Lucca a Firenze, che chiedevano una velocizzazione di quella linea, e per velocizzare bisognerebbe saltare qualche stazione anche lì. Non l'ha fatto, coinvolgendo i comuni e i sindaci interessati, è successo il finimondo. Da una parte c'era un'esigenza giusta, quella di velocizzare il treno, dall'altra c'è l'altra esigenza di avere un servizio per tutti i cittadini. Quindi lei dice che questa volta l'assessore cercherà subito la strada del dialogo con gli enti locali per cercare di arrivare subito a una soluzione condivisa che sia la meno impattante possibile, ci auguriamo. Certo, allora noi abbiamo organizzato dall'assessorato un incontro con alcuni sindaci per affrontare la questione mercoledì prossimo a mezzogiorno a Firenze, ufficiosa, non solo con alcuni sindaci, dopodiché farà un incontro con tutti i sindaci per cominciare a studiare e dare una risposta. Certo. Diciamo anche che un sindaco che si vede tagliata una fermata di un treno sul proprio territorio, sulla propria stazione, magari non è che reagisce in maniera favorevole. Perfetto, io sto a Gallicano. Quasi tutti i pendolari che prendono il treno usano la macchina per andare alle stazioni. Allora, io che sono a Gallicano, che sto a Gallicano, devo prendere la macchina e posso andare a Mologna o a Fornaci. Se un treno che parte alle 7 non ferma a Mologna e ferma a Fornaci, cosa mi cambia a me? La stessa cosa per quelli di altre. Allora, facciamo un altro esempio che ne ho discusso sulla Firenze. Facciamolo Luca. Sintetico, che poi riprendiamo la discussione. Allora, quelli che stanno a Monte Carlo, no? E devono prendere il treno, devono andare necessariamente alla stazione di Monte Carlo? Ma quanti di quelli di Monte Carlo vanno invece a Alto Pascio o a Pescia e a Monte Carlo ne salgono? Lo prendono in pochi. Guardate, lo dico perché tutta questa polemica di salvare, io credo che i servizi devono essere dati a tutti, ma se vogliamo migliorare i percorsi su queste linee dobbiamo fare delle scelte, coinvolgendo tutti. Bene, vedremo da mercoledì che cosa succederà. Marco Rizzo, allora, quali sono i problemi che lei e i suoi colleghi studenti avete riscontrato da quando utilizzate i treni e per i quali poi avete anche aperto una pagina Facebook, tra l'altro ricordiamo anche il nome di questa pagina. Pendolari Reporter, il disagio minuto per minuto. Ecco, quindi voi aggiornate in continuazione sui disagi, esatto, che dovete affrontare sui treni. Che riguardano soprattutto le linee che vertono sul Lucca. Bene, e quali sono i disagi che dovete affrontare? Beh, prima di tutto quello della puntualità. Ci troviamo in una situazione per quanto riguarda le linee che transitano sul Lucca, per cui il treno in orario è l'eccezione. E qui volevo rispondere anche al consigliere Pellegrinotti. I pendolari non chiedono velocizzazione, chiedono puntualità. Questo è un punto che deve essere chiarissimo. Ci basta che il treno arrivi in orario. I problemi tutte le linee derivano fondamentalmente dal fatto che si accumulano ritardi su ritardi per carenze infrastrutturali e di materiale rotabile vecchio e facilmente guastabile, fino ad arrivare al paradosso che il ritardo arriva a superare il normale tempo di percorrenza. Questo, per esempio, nella mia esperienza di pendolare che si muove da Lucca a Pisa è successo diverse volte, e chiaramente questa perdurante condizione di inaffidabilità del mezzo pubblico spinge molte persone ad abbandonarlo, in quanto si intuisce chiaramente che se uno deve andare a lavorare oppure a studiare non può permettersi certe condizioni. E alla fine prende la macchina. Esatto, e si può facilmente intuire come una scelta di questo tipo sia pesantemente negativa per tante ragioni, in primo luogo quella ambientale, certo, e quella della viabilità. Che con tutto quello che ne consegue. Salvatori, perché i treni non arrivano mai puntuali? Ma non arrivano mai, diciamo quasi mai puntuali, perché ci sono dei motivi soprattutto strutturali, e lì
vorrei tornare a quello che diceva Pellegrinotti, perché mi sembra che, a parte l'impostazione diversa di partire con un confronto con i pendolari o con i comuni interessati, però, a parte questa cosa, mi sembra che l'impostazione sia un po' la stessa come filosofia di quella del provvedimenti che volevano prendere, come l'assessore Ceccobavo la prendere sulla Pistoia, Firenze, Pistoia, Lucca, Viareggio. Perché? Perché si parte da un discorso secondo me sbagliato. Discorso sbagliato è che è vero che ci sono i ritardi, però si va ad appuntarci su il problema di saltare alcune stazioni o di rivedere alcuni orari con l'allungamento, almeno quello che leggo sui giornali, perché poi noi non siamo stati informati di tutto questo, noi non sappiamo niente, quando invece il problema strutturale è un altro, è quello del materiale rotabile obsoleto, vetusto, che va assolutamente cambiato, e di un'infrastruttura ferroviaria che anch'essa parzialmente obsoleta, ma soprattutto ha una scarsa manutenzione. E ha una scarsa manutenzione perché i tagli di personale hanno portato, i tagli di personale da parte di Rete Ferroviaria Italiana hanno portato a questa situazione. Quindi il problema è strutturale, e io concordo con quello che diceva prima Marco Rizzo, che forse i pendolari la cosa che veramente vorrebbero e che a cui tengono maggiormente è la puntualità, sapere che si parte a una certa ora e si arriva a una certa ora. Ci dobbiamo fermare per un breve break pubblicitario, torniamo tra pochissimi istanti.